Ciao amici! Ciao amici! Benvenuti! E bentornati! Sempre qui sul nostro canale. Siamo arrivati qua in questo bellissimo posto che c'è alle nostre spalle una chiesa abbandonata. No, alle nostre spalle, alla nostra destra. Destra. C'è una chiesa abbandonata che adesso ve la mostreremo e faremo vedere tutto quanto. O meglio, ciò che ne rimane sì. Di questa povera chiesa. Povera. Abbandonata da chissà quanto. Ma prima di cominciare, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video che usciranno, che saranno tanti. Abbiamo un bel programma, sì. Vero? Sì. Abbiamo un bel programma per l'estate, visto che adesso si può tornare a uscire, speriamo che duri, si può anche girare per le regioni, per cui panchine, luoghi abbandonati come oggi. Quelli soprattutto. Esatto, panchine giganti, No, le panchine dei giardini. Comunque, seguiteci anche su Instagram e su di qua. No, mi e su Facebook. Male. Vabbè, mi pazienza. Mi ho fatto male qua. Mi ho fatto male qua il dito. Non interessa a nessuno. Vabbè. Nel frattempo si è alzato il venticello. Speriamo che non si senta dentro, perché non stiamo usando il microfono normale, ma quello dell'Osmo Pocket, perché stiamo facendo dei test a vedere come funziona a modo. E oltretutto stiamo usando anche la lente grandangolare dell'Osmo Pocket, quella della Freewell, che ci è arrivata pochi giorni fa, più o meno una settimana, 10 giorni più o fa meno. Massimo, che la lente grandangolare Freewell con i filtrini ND, che sono veramente spettacolari per mantenere. Nel frattempo sta passando una macchina, a te pareva che poteva andare tutto bene, però dettagli, fa parte del mestiere. Eccola qua. Ciao. E vabbè, dai, ci sta. Comunque, oggi siamo venuti qui in questo piccolo paesino. Piccolo. Siamo a Monte Castagneto, borgattina di Villa Berza, Castelnuovo nei Monti. Sono dopo, poi ci linciano se non lo diciamo a modo. Esatto. E da qui si vede alla nostra destra c'è la chiesetta, che adesso vi mostreremo e facciamo vedere dei bei video. Di fronte a noi c'è la mitica pietra di Bismantova, famosissima proprio, sì. Citata da Dante anche nella Divina Commedia. Schiaccia il tasto, gira la gimbal e voilà, okay. Ecco la pietra di Bismantova. Quella là, quella lì. Purtroppo, tanto passano le macchine nel frattempo, comunque beh. Comunque dicevo, purtroppo non abbiamo trovato nulla riguardo la storia di questa chiesa, no. Da quanti anni è abbandonata, comunque sembra tanti a vedere. Com'era, come non era. Esattamente, per cui non abbiamo trovato nulla, neanche su internet, giusto? Non hai trovato nulla? Non l'ho proprio trovata su internet. Proprio neanche citata, proprio. Cioè mi trova quella nuova. Sì, quella nuova non ci interessa, no. Non ci interessano i luoghi abbandonati e questa. E niente, purtroppo è andata così stavolta, ci dispiace, non abbiamo nulla, informazioni e niente. L'unica cosa che sappiamo che era la chiesa di San Giovanni, quello lo sappiamo perché sì, solo quello, attraverso eccetera. E abbiamo cercato anche persone qua del posto, cioè c'è un cappello dritto. Abbiamo anche provato a vedere se troviamo delle persone qua del posto, però purtroppo essendo in piena pandemia non abbiamo incontrato nessuno e non ci sembrava corretto andare a chiedere, insomma, no. Andare a suonare i campanelli. No, perché io non l'avrei fatto. No, ma neanche io.
Comunque devo dire che qua è veramente un bel posto in mezzo alla natura, veramente veramente bello e merita tanto. Tanto. Ed eccoci amici, siamo arrivati alla fine anche di questa giornata, sì, di questo bellissimo luogo abbandonato, la chiesa di San Giovanni di Monte Castagneto, sì, a Villa Berza. A Villa Berza. E col cielo che si sta nuvolando, ovviamente, che sta minacciando un bel temporale, sì, che mi sa che domani ce lo becchiamo. Secondo me. Sì, ma già da adesso, secondo me, se non ci muoviamo ce lo becchiamo. Sì. Comunque amici, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, certamente attivate la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti i nostri video. Ovviamente lasciate tanti like, eh? Sì. Ma tanti. Tanti tanti. Seguiteci anche su Instagram e su Facebook. Sono dalla tua parte stavolta. Esatto, esatto, di qua. Per rimanere aggiornati su tutto quello che facciamo, sul quotidiano, sulle foto che mettiamo, eccetera eccetera. Su tutto. Poi dopo abbiamo anche, ovviamente, ve lo ricordiamo, il gruppo su Facebook, Foto, Video, Che Passione, dove chiunque può postare le proprie foto, i propri video, insomma tutto quello tutto che vuole. Per cui iscrivetevi anche lì se vi fa piacere, troverete il link anche quello in descrizione insieme a tutti gli altri nostri link. Poi se volete acquistare anche tramite i nostri link aiuterete il canale a crescere. No, ci fate piacere. Ci fate piacere, esatto. Comunque amici, da Monte Castagneto di Villa Berza, Castelnuovo nei Monti, esatto. Felina di Castelnuovo nei Monti. Esatto, perché c'è Monte Castagneto, che è una borgatina di Villa Berza, che Villa Berza è una borgatina di Felina, che e Felina è una borgata di Castelnuovo Monti, del comune di Castelnuovo Monti, provincia di Reggio Emilia, in sì. Italia. Emilia Romagna, Italia. Così proprio. Comunque amici, alla prossima. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.